E bentornati e benvenuti su Go Italia. Torniamo in questa lunghissima sequela di episodi. Non so se arriveremo ai 100 episodi, ma comunque si aspetta una missione che credo abbastanza finale, una fragile alleanza. Credo che non mancherà tantissimo. Vediamo adesso che mi sbaglio. Io, come sempre, i giochi non me li spoilerò, quindi non so come finirà questo gioco e quindi lo scopriremo insieme. E come sempre, let's go, vai vai vai. I miei saluti. Siamo tutti scossi dopo ciò che è successo con Genzui. Ora siamo alleati dei Satsuma e il tempo è giunto. Non posso vacillare. A proposito dei Satsuma, pensandoci, uno dei loro mi aveva richiesto un duello. È successo molto tempo fa. Te lo ricordi? Sì. Mi fai arrossire. Da te arrossire. È un enorme complimento. Vabbè. Katsura! Non permetteremo mai che questo accada. Vuoi che ci alleiamo con coloro che hanno provocato la morte di Kusaka? Credimi, non fa piacere neanche a me. Non mi aspetto che accetti l'idea così su due piedi. Ma no? Ed è per questo che ho organizzato un banchetto con i Satsuma. Okubo presenzierà in quanto loro leader. Ci saranno anche gli uomini di Kuroda. Sarà un'ottima occasione per vedere se sono degni di fiducia, non credi? Mm-hmm. Molto bene. Osserverò attentamente i Satsuma e deciderò da me. Se possibile, vorrei che partecipassi anche tu. Che ne dici? Va bene. Ottimo. Ho organizzato in un posto qui vicino. Ci vediamo dopo. Qua vicino dove? C'è poi raggiunto. Bene, andiamo. Boh, pare che il cubo dei Satsuma sia in ritardo. Tuttavia, ho visto l'uomo che mi ha inviato quella lettera. Che bel raduno di teste calde. Sarà interessante vedere cosa succederà. Ho quasi sbloccato tutto. Siamo scusate abbastanza l'attesa. Potenziati. Ora possiamo iniziare. Katsura, ti ricordi quel nostro duello? Devo dire che sono rimasto alquanto deluso al tempo. Ah. Tu non sapevi chi fossi, eppure mi hai lasciato vivere. Troppo debole per un samurai. E ora dovremmo lavorare fianco a fianco. Che vergogna per i Satsuma. Ma come? Stolto. Katsura è più lungimirante di tutti e due. Se ti ha lasciato andare, aveva un buon motivo. Vabbè, no. Ricordo che sei fuggito a gambe levate, è un po' offensivo. Katsura aveva capito chi eri, una strategia dialettica a persuasione. No, persuasione. Non che ci volesse molto. Per questo mi hai lasciato in vita. Perché avevi paura di attirarti contro l'ira dei Satsuma? Codardia pura. Ma no. Tu lì, Yamagata, giusto? Era meglio intimidazione. Se disapprovi tanto ciò che abbiamo da dire, ti invito a zittirci con i pugni. Ma no. Forse allora ci ripenserò. Lo farò con piacere. Ma no, dai. Non mi serve un'arma per darvi una vabbè, lezione. Scazzottata da fare. Vi pentirete. Di ecco aver offeso Katsura e Choshu. E te pareva? Ehi, smettetela! Troppo testosterone. Credo che ormai sia impossibile fermarli. Giuro che se Okubo punirà me per questo. Non preoccuparti. Direi di lasciarli fare. Ecco qua. Ecco qua. Lo sapevo che. Usaka, Katsura! I bravi di Choshu! Sei mutato! Un solo passo falso è tutto ciò che serve per distruggere una causa! Dovresti saperlo bene! Mamma mia, però! Sei
perché si è pigliata con, si è presa con me? Io non t'ho offeso, scusami, bello. Beh, se non mantengo un certo livello, posso aspettare. Abbiamo tempo. Pure, vabbè, però. Nessuno farci cambiare idea. E la forza. Ancora? Vabbè, abbiamo vinto, ovviamente. Okay. Pensavo facessi il gradasso, ma non sei male. Già. Persino io ho sottovalutato la tua forza. Katsura, chiedo perdono per la mia maleducazione di poco fa. Già. Siete tornati in voi, eh? Che banchetto fantastico! Ne è valsa la pena solo per questa discussione. Vabbè. Non basterà rovesciare lo shogunato. Già. Ci serviranno uomini ragionevoli come Katsura per condurre la nostra nazione. Sì. Ringrazio tutti voi. E ora torniamo a goderci il banchetto. Mi scuso per averti trascinata in questa storia, ma devo ammettere che vederti combattere è sempre sbalorditivo. A due pugni ho dato. In realtà, vista la situazione, vorrei tentare la sorte a mia volta. Cioè? Perché non ti batti con me? Ti aspetterò sul re. Che palle. Sì, scontri inutili. Niente, pareva. Bene. Pure con le armi normali. Vabbè, però. Penso di conoscere le tue abilità meglio di chiunque. Ed ecco perché non mi tratterò. Mi rotto i coglions. Cazzura! Rotto le cazzura! Ora disse che sono troppo tempo. Ed è vero, ne sono consapevole. Davvero notevole, sai? Katsura, finiscila! Katsura! Dacci tua! Non abbandonerò mai i miei ideali! Vabbè. Ennesimo scontro inutile. Nakamura! E vedo che finalmente è arrivato anche Okubo. Da questo duello ho visto che non sei così debole. Già. La tua determinazione è lampante. Avevi pianificato questo spettacolo fin dall'inizio. Certo che no. Avevo solo voglia di rispolverare le mie abilità con la spada. Sono comunque lieto di sapere che vi è piaciuto. Ma no, posso dirlo? Beh, in quanto tuo alleato, apprezzo ciò che ho visto. Bene. Ti avverto. Farò affidamento sulla tua lama. Ok. Dopo questi 8 minuti e 25 non ci credo secondi, che Okubo e gli altri stavano secondi. Assistendo. Grazie a questo pubblico inatteso, forse l'alleanza perdurerà un po' più a lungo. La serata è andata meravigliosamente, grazie a te. Sebbene sia stato difficile ignorare le provocazioni di Nakamura. Onestamente, anch'io talvolta mi domando se seguendo il mio piano potremo davvero cambiare il Giappone. Vada con. Io ho una strategia. E finora mi hanno seguito tutti senza problemi. Ma quando sono solo, la cosa mi preoccupa. Mm-hmm. Qual è la tua opinione? Sto agendo nel modo giusto? No, però vabbè. Guarda, lo scopriamo insieme. Hai ragione. È proprio ciò che desidero. Non mi fermerò finché non ne avremo la conferma. Già. Testa di bip. Finita. Così? La fase di alleanza è finita così? Va bene, abbiamo ottenuto anche un'arma nuova. Poi vediamo anche un kimono nuovo. E come sempre, saluto da Go Italia. Andiamo sul prossimo episodio. Ma in questo momento il gameplay di questo capitolo episodio finisce qui. Un saluto a tutti da Italia, ciao.